Catta, che è il consigliere nazionale delegato per i lavori pubblici, di recente nomina, però ha seguito il percorso di presentazione delle osservazioni da parte del Consiglio nazionale al Governo e al Parlamento per il nuovo codice dei contratti, di cui oggi facciamo questo convegno qui a Zellerino. Sandro, che tipo di osservazioni proposte, molto sinteticamente, insomma, avete presentato? Qual è il nocciolo della questione, insomma, per gli ingegneri, per i professionisti in generale? Per i professionisti tutti. Abbiamo fatto un lavoro molto intenso. Ovviamente io ho questa delega, ma ho lavorato in sinergia con tutto il Consiglio nazionale. Abbiamo fatto diverse proposte che vanno incontro alla qualità del progetto, che cercano di migliorare alcuni aspetti della norma che complessivamente dal punto di vista normativo non è scritta male, essendo frutto del lavoro del Consiglio di Stato, però a nostro avviso manca qualcosa nella ricaduta pratica, ci sono dei punti che sono da migliorare in maniera importante e riteniamo di aver portato un contributo nelle varie interlocuzioni e da quello che ci risulta ci sono anche dei risultati di questo lavoro intenso fatto dal Consiglio nazionale, ma anche dagli ordini territoriali che hanno collaborato tutti alle varie interlocuzioni istituzionali. Benissimo, grazie Sandro. Raffaella Boscolo invece è qui, oltre che come esperta della materia dei lavori pubblici, anche in quanto facente parte della struttura di ANCE Venezia, quindi i costruttori, e quindi ha un punto di vista specifico per quanto riguarda... Che è quello delle imprese. Ecco, esattamente. Qual è questo punto di vista, Raffaella? Allora, la nostra associazione nazionale ha partecipato attivamente al confronto istituzionale con più di 50 incontri e ha fortemente sensibilizzato le commissioni parlamentari di Camera e di Senato. Siamo abbastanza contenti del fatto che alcune delle osservazioni proposte dall'ANCE sono state oggetto di recepimento da parte della Commissione Senato in particolare, che ha quindi proposto al governo delle modifiche che vanno sulla linea auspicata dall'Associazione Nazionale. Un primo punto critico, secondo l'ANCE, che va assolutamente superato, è la mancanza di un regolamento specifico per la normativa sui lavori pubblici, specifico e separato rispetto ai lavori di agli interventi su servizi e forniture. Grazie Raffaella. Invece Maria Grazia Bortolin lavora in Regione, ha una grossa esperienza nel settore dei lavori pubblici e lavora comunque anche a livello nazionale nell'ambito della conferenza delle regioni, che collabora ovviamente col Ministero delle Infrastrutture per il tema dei lavori pubblici, e ha seguito il percorso di formazione proprio del codice. Maria Grazia, se vuoi dire qual è il tuo punto di vista e qual è il punto di vista delle regioni in generale, direi, insomma. Sì, le regioni si sono attivate già in cabina di regia per il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti, che è uno dei punti di snodo della riforma voluta appunto dal legislatore del 2022, qualificazione delle stazioni appaltanti, che è anche uno degli obiettivi del PNRR. Le regioni si sono attivate proprio per far sì che il tema della qualificazione contribuisca in maniera efficiente al miglioramento del sistema appalti e non determini la paralisi del sistema. E per quanto riguarda specificamente poi le altre tematiche che sono affrontate nel codice dei contratti, le regioni nei tavoli tecnici che sono stati appositamente costituiti hanno affrontato diversi temi, tra i quali in particolare il sottosoglia, dove si è voluto in qualche modo dare un contributo per agevolare l'attività delle stazioni appaltanti e contribuire così all'efficienza, all'efficacia delle procedure, perché uno dei temi chiavi è proprio quello di pervenire in tempi rapidi alla conclusione delle procedure e anche sbloccare gli investimenti in questa fase storica in cui i lavori pubblici assumono un ruolo strategico determinante anche per la ripresa economica. Grazie, Maria Grazia. E Michele Lapenna invece è il ex consigliere nazionale del Consiglio Nazionale Ingegneri e quindi ha seguito questo tema, questo argomento fino a qualche mese fa, e quindi è anche lui particolarmente esperto e ha seguito la formazione, ha letto il nuovo codice e ha una serie di spunti, direi, molto significativi, vero Michele? Beh, come è stato rilevato già negli interventi precedenti, riteniamo
che il nuovo codice abbia una, sia carente nella sua parte regolamentare, lo diceva sia Sandro che il rappresentante dell'ANCI, e probabilmente qualche tecnico in più nelle commissioni referenti al Consiglio di Stato per la Costituzione del Codice e qualche giurista in meno avrebbero probabilmente portato un risultato che auspichiamo si possa ottenere dopo le commissioni parlamentari, dopo le audizioni e la trasmissione del documento delle ottavi commissioni di Camera e Senato, nella speranza che il Governo recepisca quanto portato dagli stakeholder, in particolare dalla rete delle professioni tecniche, di cui come Consiglio nazionale facciamo parte, e siamo soddisfatti del lavoro fino a questo momento fatto, perché quasi la totalità delle nostre osservazioni, soprattutto le prioritarie, sono state accolte dalle commissioni. Auspichiamo che il Governo lo faccia. È un codice ricco di principi, è carente nella parte regolamentare. Il codice dovrà essere utilizzato per realizzare delle opere, acquisire dei servizi e acquistare delle forniture, quindi deve essere uno strumento di natura codicistica e regolamentare che consenta agli operatori del settore di poter realizzare le opere. Bene.